con punti 57 e 60, Irene Susanni, Ginnica Volponi. Forza, voglio sentire il pubblico che applaude queste ginnaste, coraggio. Quinta classificata con punti 57 e 75, Giulia Conti, ginnastica Canaletto. Quarta classificata, 58 e 20, Giada Teresano, ginnastica artistica Sesto. E arriviamo sul podio. Prende il terzo gradino del podio con punti 58 e 55, Isabella Masini, ginnastica Il Poggetto. Sale sul secondo gradino del podio con punti 59 e 0,50, Ilenia Gracci, polisportiva dilettantistica Mugello 88. Campionessa nazionale 2018 di Mini 3B allieve 2008 con punti 59 e 75, Martina Cefene, ginnastica Il Poggetto. Facciamo un bel applauso al podio della categoria Mini 3B allievo 2008 ed ora ascoltiamo l'inno d'Italia.
Bravissimi, a posto. Classifica corpo libero. Terza classificata con 14,65, Ilenia Gracci, Polisportiva Mugello 88. Seconda classificata, 14,75, Martina Cepele, Ginnastica Il Coccetto. E prima classificata con punti 14,80, Giada Teresano, Ginnastica Artistica Sesso. Abbiamo una bella sorpresa e quindi le invitiamo sulla piana. Abbiamo due atlete della ginnastica artistica della Federazione di San Marino, sono Eleonora Santolini, la 28 anni, ha partecipato alle Europee in Lussemburgo, al Mondiale di Pene a Shanghai, ha vinto l'argento e ha partecipato ai campionati nazionali ottenendo ottimi risultati. Vicino a lei Beatrice Cenerosi, di 17 anni, ha partecipato al Mondiale di Los Angeles, ad Atene, agli Europei di Lussemburgo, dove ha vinto due ore, un bronzo e un argento. E questa è la bella notizia, sono due possibili candidate per i prossimi mondiali a marzo 2019 ad Abu Dhabi. Facciamo i complimenti a thank you.
alla allenatrice. Grazie, vi facciamo tanti complimenti e vi auguriamo di poter partecipare ai prossimi mondiali da Budapest a marzo 2009. Vi seguiremo e facciamo a voi i migliori complimenti. Fermatevi un attimo ancora, Federica, perché il presidente vuole omaggiarvi. Ci vediamo alle 16. Con un ricordo di questa giornata.